In giro per la città, sì, per fare fronte a quella che è l'emergenza sanitaria, perché una città ovviamente con i cassonetti traboccanti e invasa dai rifiuti, beh, purtroppo questa situazione sta creando i presupposti per una emergenza sanitaria, per gravi rischi appunto alla pubblica incolumità. E non venitemi a parlare di procurato allarme. Vi faccio vedere perché il porcile che c'è per la città a causa dei vari rifiuti non appunto raccolti, guardate cosa genera: un topo morto. Guardatelo, non dico chiacchiere, un topo morto che sta qui. Allora, avere un topo morto per le nostre strade non rappresenta un serio rischio per la salute, per l'igiene pubblica, per la pubblica incolumità? O il mio è un procurato allarme? Allora, se abbiamo un sindaco che dorme, un sindaco assolutamente incapace, Chima Ambiente AMIU, che dovrebbe, i cui vertici dovrebbero rassegnare immediatamente le dimissioni, beh, a questo punto, dinanzi ad un'amministrazione comunale dormiente, guardate il topo, ditemi di grazia, non deve intervenire il Dipartimento di Prevenzione per la ASL? Dunque, direttore, intervenga, qui è a rischio la salute dei tarantini. Signor prefetto, intervenga, perché qui non è che possiamo correre il rischio davvero di contrarre infezioni. La città è oramai un letamaio, è una discarica a cielo aperto, ci sono i cassonetti che traboccano, i rifiuti contenenti, i sacchetti contenenti cibo che vanno in decomposizione, ed è ovvio che poi si crea il terreno fertile per i ratti. Guardate qui, guardate qui. E allora ditemi voi, sto strumentalizzando? Sto esagerando? Sto inventando? O viceversa, parliamo davvero di un'emergenza sanitaria a Taranto? Credo proprio di sì. E vista l'inefficienza assoluta dell'amministrazione comunale, ora, signori della ASL, tocca a voi intervenire drasticamente per salvaguardare la salute dei cittadini. Giustamente avete preso provvedimenti per il Covid, con le misure anti-Covid, dovete darvi da fare. Questa è un'amministrazione comunale che andrebbe, questa amministrazione civica andrebbe commissariata, perché qui, ripeto, è a rischio la pubblica incolumità.